Ecco, novità per quanto riguarda la ZTL: dopo alcuni mesi di prova scatta anche il divieto in uscita, in cosa consiste? Sono stati 2 mesi quelli di preesercizio. Il preesercizio serve per informare i residenti dell'entrata in funzione delle nuove telecamere. Sono stati avvisati nel caso in cui siano entrati in orari o usciti in orari non consoni attraverso una lettera di cortesia. Quindi da lunedì sono entrati in funzione a tutti gli effetti e sono 9. Sono 9, ce ne sono un paio nuovi in ingresso. La vera novità sta proprio in quelli in uscita, attraverso i quali si potrà controllare l'effettivo utilizzo corretto da parte dei possessori dei permessi di accesso alla ZTL e del rispetto delle regole. Fino ad oggi l'uscita non era controllata, quindi chi entrava in orario corretto poteva rimanere anche tutto il giorno senza che sostanzialmente, non vuol dire venissero fatti i controlli, però diciamo che le probabilità che venissero beccati erano veramente remote, in quanto la Polizia Municipale deve controllare un territorio piuttosto ampio. Oggi con la tecnologia riusciamo a portare avanti questa iniziativa, quindi a tutelare i residenti del centro storico, le attività del centro storico, un centro storico turistico e a misura di uomo. Ecco, anche perché nei 2 mesi di prova, insomma, non sono stati così disciplinati gli aretini. Beh, ora i numeri esatti non li so, però ci sono tante persone che, sapendo che ancora non era entrata in funzione, sono passati in modo indiscriminato. Sono entrato anch'io per vedere se funzionava l'invio della lettera una volta, quindi diciamo che ci sta che non abbiano osservato, sapendo che non prendevano le multe. Sicuramente fra un mesetto tireremo le somme. La speranza è che non venga elevata alcuna contravvenzione, perché vuol dire che gli aretini sono rispettosi delle regole.